Amici di YouTube, ciao a tutti da Nicola Corvino. In alcuni video mi avete chiesto se io, oltre a Diabolik, leggessi anche altri fumetti. Infatti, qualche mese fa ho presentato un video parlando esclusivamente di Dylan Dog. Adesso farò vedere un po' di fumetti in generale, li ho preparati qua sopra, ma prima voglio ricordarvi che Diabolik è imitato da molti, ma è eguagliato da nessuno. Infatti, ultimamente, nel aprile 2018, mi è capitato quest'altro fumetto. Il titolo è Il Morto, sarebbe il protagonista. E indossa un costume nero con un disegno di scheletro bianco. Quindi ha voluto sicuramente anche lui eguagliare Diabolik, che usa una calzamaglia tutta quanta nera. Ma già nel 66 abbiamo visto Criminal, ecco, questa è una raccolta di tre storie. Tre storie sono uscite nel 66 e sono state ristampate e messe insieme nel 91 per il suo 25esimo anno. Criminal indossa un costume simile, ma è tutto giallo, con il disegno dello scheletro nero. Criminale è stato un grande protagonista. Questa raccolta è per festeggiare i suoi 25 anni e quindi è uscita nel 91. Peccato che non abbia avuto il successo che meritava. Allora, oltre a questi che vi ho fatto appena vedere, ho preparato Tex. Questo è uscito nell'agosto del 79. Taglia 2000 dollari. Poi ancora Tex del novembre del 79. L'orribile sortilegio. Ancora Tex. Dicembre 79. Il club dei cubani. Proseguiamo con Tex dell'80 di dicembre. I quattro evasi. Ancora Tex, sempre di dicembre, però dell'84, I dominatori della valle. Questo invece è un po' più recente, del 2001, agosto 2001. È tutto Tex. Ancora tutto Tex del dicembre 2001. Ancora Tex. Un ranger ha tradito. Questo è del gennaio 2003. Sempre parlando dello stesso argomento, ancora un'altra collana. Questa è Storia del West ed è uscita nel dicembre dell'88. Poi, cambiando personaggio, i primissimi fumetti che io ho letto da bambino, avevo circa 10-11 anni, leggevo Black Machine, il grande Black. Questa è un'edizione più grande, è del febbraio 91. Io ero molto appassionato a Blake, infatti quando è uscito questo cofanetto Minion, contiene quattro fumetti Minion e ogni fumetto addirittura contiene due storie, ma è talmente piccolo che per leggere ci vuole una lente di ingrandimento. Però per la collezione e poi perché mi ricordava la mia infanzia, me la sono procurati pure questi qua. Poi ancora un altro personaggio molto famoso e molto richiesto è Zagor. Questo è uscito nel 78. I Congiurati. Poi abbiamo ancora Senza Ritorno, Viaggio Senza Ritorno, ed è del 79, sempre Zagor. Ancora Zagor. Il forte del tradimento, questo è dell'86. Questo invece è un altro personaggio simile al grande Black, è il comandante Mark. Questo è tutto Mark del 93. Qua addirittura ci sono tre storie e una raccolta, sempre del comandante Mark. Sono tre fumetti e sono del giugno 2005.
Ancora il comandante Mark, sempre una raccolta. Luglio 2005. Poi ho preparato un paio di Dylan Dog che già ho fatto vedere nell'altro video. Questo è Dal Profondo. Invece questo è La Dama in Nero, sempre di Dylan Dog. Un altro personaggio che si assomiglia a Dylan Dog, il detective dell'impossibile, è Martin Mystère. Martin Mystère, questo è ottobre 88. Ancora Martin Mystère. Martin Mystère, gennaio del 90. Ne ho ancora altri. Questa è Zona X. Sono due fumetti e sono del 95. Un'altra protagonista a fumetti che non ha avuto un grandissimo successo è Giulia. Le avventure di una criminologa. Questo è di dicembre 2004. Sempre Giulia, agosto 2005. E per concludere, Giulia, oppure Giulia, ottobre 2005. Quindi ho voluto fare questa veloce carrellata per far vedere a tutti i miei iscritti, specialmente ai ragazzi che erano curiosi di sapere se io, oltre a Diabolik, leggessi altri fumetti. In questi ultimi tempi leggo quasi esclusivamente Diabolik, proprio perché per preparare i video, però ci tenevo a farvi vedere anche altre cose. Questo è il cofanetto che ho fatto vedere prima. È un guardo saluto a tutti quanti voi. Ciao a tutti da Nicola Corvino.